con Esmeralda. Ciao ragazzi! Mi serviva qualcuno per fare un video bellissimo! E quindi ho chiamato la mia amichetta Esmeralda. Sicuramente vi ricorderete di questo video che ho fatto insieme a Giorgia. Mi sono divertita tantissimo e oggi ho deciso di farlo insieme ad Esmeralda perché mi sono divertita tantissimo quel giorno. E faccio divertire anche te. Sei pronta? Sì. Nell'ultima sfida hai vinto tu. Ah, però non mi ricordo. Questa volta vengo io. Non mi ricordo. Vabbè, forza, dettagli. Forza. Comunque, per chi non conoscesse la challenge, andremo a disegnare dei cartoni animati, dei disegni, vabbè, di cartoni penso, descritti dall'altra persona. Non so se mi sono spiegata bene. Comunque, io descrivo un disegno, lei disegna e vedremo che cosa uscirà fuori. Ma voi l'avete capito? Non lo so. Comunque volevo dirvi che i commenti ci sono di nuovo, non so cosa sia successo. E quindi commentate. Non posso dirvi di commentare, che felicità, non ci posso credere. Tipo appena pubblico questo video i commenti non ci sono più. Io, tristezza. Altra cosa da dire, scusami tanto. Aspettate la fine del video perché saluterò tre di voi su Instagram. Quindi, cioè, che prenderò da Instagram, quindi. Vabbè, sono troppo emozionata. No, ma non si vede, Cinzia, non si allora, vede. Dato che Esmeralda è nuova nella situazione qui e non sa come funziona il gioco, inizio io così almeno capisce lei che cosa dobbiamo fare, come funziona. Sei pronta, cara? Diciamo. Prendetevi carta e penna e provate a disegnare anche voi quello che stiamo facendo noi. Alla fine di ogni disegno vi faccio vedere l'immagine qual era. Disegna una palla. Grande o piccola? Grande. Wow! Palla! Che palla! Ok, all'interno della palla disegna un'altra palla, però un po' più in alto rispetto, cioè non al centro della Quindi, palla. Quindi tipo così? È all'interno della palla, però un po' però più su, ma sembra una palla più piccola. Ok, all'interno quindi per forza qui, ma un po' più piccola, più alta, giusto? Un pochino più piccola ancora. Ma va bene. All'interno della palla fai un'altra palla piccola. Ma quante palle? È una piccola palla. Piccola, quindi se quella non andava bene la facciamo piccola. All'interno della palla fai un'altra palla ancora più piccola. Così. Ok, colorala fino a lasciare un puntino piccolino, tipo in alto a, dove vuoi tu, in alto a sinistra. Diciamo che sei colorato tutto. Vabbè. Ce l'hai un colore bianco? Ce l'ho bianco. Vabbè. Oh, wow. Punto luce. Come lo posso dire? Un corno a destra e un corno a sinistra della palla principale. La palla principale che è questa? Questa. Un e corno quindi... sopra in alto a in destra alto. E in alto a sinistra. Un corno. Wow, che corno! Ma sai che mi sta sembrando il volpino dei Pokémon? Non mi ricordo come si chiama. Eevee? Non lo so, può essere. Non Eevee, è lui. Forse Eevee. Non è lui. Adesso, non so dove glielo metterai, comunque sotto la seconda palla che hai disegnato. Quindi qui? Un sorriso aperto. Così. Ma io lo so chi è. Cioè questo in pratica dovrebbe essere un occhio. Vabbè, ma io non mi ricordo il nome. È verde? Verde. È verde, è magrolino, piccolino. Mo? No, non mi ricordo il nome. Bene, ho trovato una compagna che di cartoni non se ne intende. Non mi ricordo il nome. Che lui in pratica è un cowboy. No. Continua a disegnare. Ma io l'ho capito però chi è. Ma che cowboy è? Il cappello da cowboy. Ma no. No. Ma va che bene. Vuoi dire Woody, Buzz Lightyear? Sì, quello. No, sbagliato. Ai lati della palla, al lato destro, okay. Fai tipo un angolo. È tipo così e poi l'altro sotto, giusto? Un angolo. Un angolo, questo è un angolo. Contrario. Possiamo recuperare. Fai un bastoncino. Fai tipo un bastoncino. Così? Lungo? Curvato, cioè curvato verso il basso. Così? Vabbè. E alla fine fai una palla. Sì, attaccata. Queste palle. Queste palle. E dall'altra parte fai la stessa cosa.
quindi però verso l'alto, senza palla. Ah, senza palla. Fai una mano, una paletta, una manina. 1, 2, 3, 4, 5. Ciao. Oh. Ma che è questa cosa? Non l'hai capito, ma già è completa in pratica. Certo, non te l'ho potuto far fare uguale uguale, però. Ma non si può dire il colore? È verde. È verde. E allora ho capito chi è. Ma non so come si chiama. Come faccio a vincere così? Quindi come si chiama? Lui si chiama Mike Wazowski. Se non se ne inco. Vabbè, ma c'era un vicino. È questo. È lui, io dicevo lui, te lo giuro. Ma mi hai detto Buzz Lightyear. Ma che ne so io. Di che cartone animato è? Con un occhio verde, dai. Aiutatemi, ho indovinato però. Vabbè, mezzo punto, dai. Grazie. Mezzo punto. Troppo gentile. Il disegno comunque avevo preso. Ecco, è uguale, no? Poca la differenza. Ho posto gli occhi verso l'alto così. L'occhio, anzi. Vabbè, tocca a me. Questo adesso è il suo disegno. Io Mike Wazowski. Tocca a me, finalmente. Questo però come te lo spiego? Buonanotte, Virelino. Ok, oh no, ok, perfetto, okay. Ci sono. Vai. Questo è difficile, vero? Ok. Allora, devi disegnare. Devo disegnare, questo l'avevamo capito. Metà cerchio. Ok, aperto verso l'alto, verso il basso, verso aperto verso il basso, quindi okay. Sopra lo devi chiudere, devi fare un semicerchio. Aspetta. Ah già, bella la fotocamera. Un semicerchio. Così. Brava, bravissima! Wow, sono un mostro! Wow, ma che cos'è questa cosa? E poi lo devi allungare solo nei lati. Due cerchi, uno più a destra e uno più a sinistra, quindi staccati tra di loro. Quattro dita in mezzo, ma sotto queste due palline. 2, 3. Ti avevo detto al centro! Vabbè. Al centro? Quello non lo considerare, dai. Questo. Eliminiamolo. Ma chi è? Ha delle mani a pinza. Il dottore quello di. Madonna, mi sta venendo! Ah, aiuta! Lela e Fry. Ah. E il dottor. Come si chiama? Dottor Zoidberg! Brava! Indovinato, però, cioè, brava. Scusatemi, questo errore è meraviglioso. Un punto, mezzo punto a te. Il tuo errendo. Ma che cos'è? Un fantasma. Se volevi fare quello di Frozen, non lo fare perché l'ho visto. Ho visto solo lui. No. Fai una parentesi tonda, ma non troppo tonda. Uguale. E ora da quelle due parentesi, altre due parentesi un pochino più chiuse verso il basso. Io ci provo, non lo so. Deve essere attaccata ma un po' più... Così? Sembrano le guanciotte di Winnie the Pooh però! Dalla seconda parentesi quindi. Fai partire un ovale piatto quindi, sotto. Così? Grande. Più grande? Grande. Un culone. Ma... un ovale chiuso. Ma che è? Allora, piatto sotto. Piatto sotto, un ovale chiuso, piatto. Ok. La prima parentesi rotonda. Sì. Fai partire un che cosa sei? Una corna retta, cioè una corna dritta, un corno. Che più lungo se vuoi. Ok, più lungo. Un corno. Chiudo un corno è così, giusto? Va bene. E l'altro, dall'altra parte, lo fai verso l'alto. Verso l'alto. Bellissimo! No, vabbè, ma io l'ho capito che cos'è. Aspettate, lo posso fare subito? E se non è quello? Niente, io secondo me è questo. Picca picca! Eccola! Eccola che è partita! Eccola che è partita! Brava Esmeralda! Sì, ho indovinato subito! Pikachu! Devo fare un parallelepipedo. Cerchio. Un cerchio in mezzo, no, al cerchio. No, deve mezzo essere al cerchio. Più grande le altre cose che ti dirò, però fallo qui. Fallo qui. Anzi, fallo qui. Me lo vuoi poi... fare pure tu il disegno? Dovrebbe essere un po' più stretto di qua, però vabbè.
due cerchi piccolini ai lati, dentro. Ah, dentro? Dentro. Ok, perfetto. Un semicerchio aperto dall'alto. Mamma, che brutto comunque. Devi fare una specie di salsicciotto verso sinistra. Un salsicciotto. Più grosso vicino al cerchio e meno grosso alla fine del cerchio. Ma che cos'è? Basta. Brava, ok. Ma che cos'è un bruco? Perfetto. Bruco Gianluco. Che fa? Non me la ricordo. Tra il cerchio un po' più a destra, ok, devi fare sia sopra che sotto, però sopra deve essere più grande e sotto più piccolo, una specie di ventaglio. Ok, vabbè. E da questo lato sotto, e sotto però più piccolino, e che le punte devono andare verso, ecco, più verso sinistra. Non ho capito. Aiuto! Se lo devo fare uguale o lo devo fare verso di là. Vabbè, è un pesce. E due piccolissimi che devono essere sia sopra che sotto. Ventagli così. Piccolini. Così, sì. Forza qua. Alla fine di questo salsicciotto, che cos'è? Un ventaglio, allora, grande, qua. Però con le punte verso sinistra. Ma da capire che cavolo di pesce è, Nemo? Brava! No, non ci credo che questo coso è Nemo. Cioè, io non, no, io me ne vado, ciao. Via, addio, ciao proprio. Ma che cavolo? Ma povero Nemo! Ma come te lo spiegavo? Povero Nemo! Però guarda che bello, Nemo! Sì, è bello, un vero Nemo, non questo, un anemone, non Nemo. Ma che cavolo! Questo che... effettivamente è orrendo, ma... però dai, l'hai capito? Ma guardalo! Tristezza, ragazzi. Da oggi in poi lui si chiamerà Memo. Memo è il facsimile di Nemo. È il fasullo di Nemo. Bruttissimo, però mancano le strisce. Facciamo le strisce. Vabbè, un punto a me. Ora li voglio, ragazzi. Adesso inizia la sfida, quella bella, 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 bella. Perché adesso faremo un disegno, immagino, senza guardare il foglio dell'altra. Quindi lei descriverà, io descriverò, ma non guarderò quello che fa. Ma immagino che bello! Troppo bello! No, non è il bello, perché faremo un disastro, già lo so. Va bene, ci sono, vai. Ci siamo, ragazzi, l'hai visto? Sì. Sono sincera, hai visto? L'hai visto? Sì. Let it go, let it go. Io non posso guardare il suo disegno, quindi mi raccomando, devi fare. Non è che hai guardato di nuovo, no? Sì. Sì? Cioè, non ci credo. Hai visto di nuovo il mio telefono? Ma mi viene, te lo metti così, scusa. Ma come te lo metto così? Sono qua, l'avete visto pure voi? No, 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 no. Ho messo così. Vuoi fare la furba? Dimmelo, o mi vuoi morta? Fammi capire, avevo scelto Titti. Allora dimmi, quando prima Doraemon, io mi giro. Tu i tuoi occhi. Non guardare, perché sennò ti ammazzo. Uno vale, io non guardo il tuo foglio, e tu non guardare il mio telefono. Non lo guardo. Uno vale in orizzontale, aperto di sotto, un po' di sotto. Dalla fine dell'ovale, sia a destra che a sinistra, fai scendere due lineette. Quindi è ancora più lungo. L'ovale aperto un pochino doveva essere, ti ho detto, non aperto totalmente. Quindi lo dovevo chiudere un po'. E poi così, penso. Da queste due lineette fai partire un rettangolo, però stretto e un po' lungo. Però aperto di sopra. Lo sapevo io. Aperto di sopra, ma unito a queste due striscette che tu hai fatto. No, vabbè, ma che è? Adesso lì in mezzo, due uova in pratica, due ovali uniti tra loro in sostanza. Cioè non uniti, vicini, molto vicini, quasi attaccati, cioè attaccati. Tagliali a metà. Quindi è una persona che sta dormendo. Sotto queste due lineette fai due puntini, cioè un puntino e un puntino.
sopra ad, all'uovo destro fai una parentesi verso il basso, aperta verso il basso. In mezzo a queste due uova fai un altro uovo, è un uovo un po' più allungato fino a scendere dal rettangolo, proprio fuori dal rettangolo deve andare. Accanto a questo uovo lungo una riga a destra e una a sinistra, accanto all'uovo a destra e a sinistra all'uovo lungo. Non si capisce chi è. No. Ho due opzioni. Sono curiosissima di vedere, aiuto. Allora, questo no, ha detto che non c'è. L'altro animato è SpongeBob. E lui è quello antipatico. Non la stella marina. Ma cosa sono queste cose? Gli orecchini. No, allora, questi non ci dovrebbero essere. E nemmeno questa lineetta. Questo è il naso. Guardatelo senza orecchini. È lui. Squirtle. Un po' di confusione. No. Come bambini, dai forza, squee. Aiutatemi. Scrivetelo giù nei commenti. Diciamolo insieme, dai. Squibby, squishy, squicci, squiddy. Oh, squiddy. Squiddy. Facciamo tutto l'alfabeto, però vabbè, niente. Dai. Squiddy. Pikachu, che quello verde. Sì, subito, ma quello verde mi hai detto Buzz Lightyear. Vabbè, la memoria gioca brutti scherzi, Giugiu. Devi disegnare una specie di mezzo uovo. Una specie, o un mezzo uovo o mezzo niente uovo. Mezzo uovo grande. Alla fine di questo mezzo uovo devi unire sia a destra che a sinistra due parentesi molto rotonde. Estremità le devi unire. Devi unire, sì, devi quasi unire. Uniscili. No. Allora, sì o no? A metà ti fermi e fai un'altra piccolissima parentesi. Allora, quindi deve essere così. Un'altra parentesi. Tra il mezzo uovo e le parentesi devi fare due uova. Devono essere anche quasi dei cerchi. Dentro queste uova devi fare altre uova. Hashtag uova. Altre due uova devono essere unite all'uovo che hai fatto prima. Fra queste due uova un confetto. Un confetto, una pallina. Pallina. Devi fare i tortellini. I tortellini. Che sono i tortellini? Due palline sia a destra che a sinistra. Nelle devi due parentesi? Sì, devi fare. Ah, non nel semi uovo. Io già le sto facendo al centro della fronda in pratica. No, invece a sono destra e sinistra. All'interno delle parentesi. Esmeralda. All'esterno, Cinzia. All'esterno proprio del disegno? Sì, però unite a queste cose. Ma sono le orecchie. Sì, brava. Ci sei arrivata. I tortellini. Le mie orecchie sono tortellini. Va bene. Ho fatto i tortellini. Sopra in estremità del mondo. Sopra il semi uovo. Quindi il primo che abbiamo fatto, devi fargli finire sopra questo uovo delle frecce, delle corna. Corna? Verso il basso. Sì. Ecco, e abbiamo fatto i capelli. Ma che cos'è? Io mi sa che vinco io. Ancora non abbiamo finito. Poi, sopra questo semi uovo devi fare mezza sfera. Ecco, chiamiamola così. La luna nera. Noi facciamo la mezza sfera. Mezza sfera. E abbiamo fatto il cappellino. Verso la sinistra. Una specie di ovale. Tra le frecce e la semisfera. Ho fatto qualcosa. Va bene, dai, l'importante. Aspetta. È poi vedere che cos'è. Ho capito. No. Cioè, sta visiera ha fatto proprio la magia. Ma io ti dico subito che questo è Alvin. Cioè, no, dopo questa me ne vado io. Ma che è? Ma non ci assomiglia per niente. Ma che brutto. Ma non ci assomiglia. Appena ho fatto la visiera ho detto aspetta. Le guanciotte. E Alvin. Alvin superstar. Alvin Simon. Theodore.
Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così capiamo che questo video è piaciuto e lo volete di nuovo, perché davvero è troppo bello. Magari, non so, lo faccio con Giampaolo. Con Giampaolo lo metto qua. Vi ricordo che Smeralda ha un canale YouTube, ve lo lascio in descrizione. E niente, ciao. Ciao ragazzi. Bebe tantissimo. Bebe. Aspetta che ti faccio una cosa. È carino. Grazie Smeralda. Ciao ragazzi. Ciao, mi raccomando, pollice in su, condividete il video, commentate, che adesso si può commentare, forse, perché non si saranno mai le cose della vita in questo canale. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao. Non è che mi sono dimenticata di salutare. No. Però sono qui, dai. Fabiana Virga 07, che ha iniziato a seguirmi. Di Bucchiani Coc. Scusate le mie pronunce, ma avete dei nomi difficili. Saluto anche Keci Emily. Vabbè, comunque ciao a voi. Al prossimo video saluto due di Instagram e il primo che ha ricevuto più like sotto questo video. Ciao. Ciao.